Era San Cesario, chilometro 5. La prossima San Donato, chilometro 9. La rete del sud-est è estesa per ben 473 chilometri. Partendo da Bari e diramandosi a Martina Franca, raggiunge Taranto e Lecce. Da Lecce poi, abbiamo visto, prosegue nel Salento con una fitta trama e qui a Zollino si sta staccando la sezione verso Maglie e Gagliano. Andiamo verso Gallipoli. La costruzione dei 18 chilometri che fin qui percorsi da Lecce a Zollino risale al 1868. I prossimi 36 fino a Gallipoli risalgono invece al 1884-85. Nardò, altro ragionamento. Dunque, si può proseguire come noi per Gallipoli oppure prendere la tratta per Casarano che si innesta sulla linea Gallipoli-Gagliano-Leuca. Oppure da Nardò si può ritornare indietro a Novoli e da lì naturalmente andare a Lecce oppure risalire verso Bari e strada facendo diramare magari per Taranto. Chiaro, no? E ricontrollate con cura orari effettivi, diciamo in loco. Nella parte sud-orientale del Golfo di Taranto si trova Gallipoli, come dice il nome, la bella città in cui stiamo arrivando. Ora proseguiremo per un chilometro fino all'inizio della città vecchia, alla fermata di Gallipoli Porto,
che è stata riaperta dall'aprile di quest'anno, riutilizzando l'ex raccordo merci ormai abbandonato dagli anni 70 e che fu realizzato nel 1902. Queste corse non sono riportate nell'orario estivo 95 che possiedo e sono state istituite già dalla 15 aprile 95. Quotidianamente dunque circolano 18 coppie di treni, in parte limitate al servizio urbano come metropolitana in superficie, in parte come prosecuzione delle corse sulle linee per Nardò e Casarano. Torniamo in stazione Gallipoli. Sono stato l'unico passeggero su questa nuova tratta per Gallipoli Porto, sia all'andata che nel ritorno. Soppressione di treni su cui invece avevo fatto conto, mi resta solo il tempo per fare un bagno, almeno. Ritorno quindi verso il porto, dove si possono osservare le corsette. Da dove inizia il lungo ponte che collega il Borgo Nuovo sulla terraferma alla città antica, che è su un isolotto calcareo.